Alla fine è stata di circa 48 ore la chiusura al transito di Ponte San Gabriele, fatta per motivi precauzionali. Il transito sulla variante alla statale 80 ha ripreso regolarmente dopo l'interruzione resasi necessaria per la presenza di una lesione che attraversava trasversalmente l'impalcato, segnalata da un passante e confermata dai successivi rilievi tecnici dell'ANAS. Sì, diciamo grazie un po' alla collaborazione di tutti. È stata veramente un'attività intensa il primo giorno, più di accertamento e approfondimento. Nei giorni successivi le verifiche fatte da ANAS e dalla ditta esecutrice dei lavori hanno portato per fortuna a minimizzare la problematica e a dire che il ponte poteva essere riaperto. Ieri sera abbiamo ricevuto questa nota da parte di ANAS che contemplava anche, diciamo, questa problematica e una risposta all'ordinanza che era stata emessa dal Comune. Abbiamo riaperto immediatamente, appunto per evitare di dare ulteriori problemi ai cittadini sotto il profilo della viabilità. Questa mattina chiunque è passato lì si è trovato, diciamo, a poter utilizzare il ponte in totale serenità e tranquillità. È stata la stessa azienda proprietaria delle strade statali a rimettere la relazione che aveva annunciato ieri nella riunione in prefettura e che ha permesso all'amministrazione comunale cittadina di riaprire l'arteria. Nella nota diffusa dall'ANAS si legge: la fessurazione ha riguardato i soli strati di pavimentazione in corrispondenza della zona di un giunto che verrà realizzato in una fase successiva ai lavori già in corso. E proprio sulla questione dei lavori sul ponte il Comune ha chiesto un'accelerazione dell'intervento avviato nel 2020. Diciamo, è un'aspettativa, un auspicio da parte nostra, ci sarà la totale collaborazione come c'è sempre stato. Ci sono stati degli accordi preliminari che molti probabilmente adesso disconoscono, nel 2020 e anche prima. Il ponte, se la stazione appaltante è ANAS e non è il Comune di Teramo, è stato deciso nell'ambito di una conferenza di servizi fatta in prefettura. Voglio dire, è arrivato il momento non di fare proclami e di cercare di addossare colpe a nessuno, perché tutti quanti vogliamo un ponte più sicuro, un ponte sismicamente sicuro e lavori completati nel più breve tempo possibile.